Ciao a tutti e benvenuti in questo quinto episodio del corso di sviluppo digitale in Camera Raw dedicato ai principianti. In questo episodio andremo a vedere come funziona lo strumento rimozione macchia e perché dobbiamo usarlo. Allora, lo strumento è questo, zoom un pochino, eccolo qua, che potete attivare appunto cliccando con il mouse sull'icona oppure col tasto B. Adesso clicchiamo. E compare appunto questo pannello qui sulla destra, dove ci sono le diverse funzioni. Allora, abbiamo questa nuotendina con correggi e clona. Vi consiglio di utilizzarlo sempre su correggi, perché clona va a clonare alcune parti che voi selezionate, ma è uno strumento che non, diciamo, avanzato, che non trattiamo in questo corso perché appunto è base. E poi, secondo me, non funziona benissimo in Camera Raw, ma in Photoshop c'è uno strumento che è simile, che è Timbro Clona, che funziona molto meglio. Poi abbiamo lo slider dimensioni, e questo determina le dimensioni del pennello, cioè della correzione. Vedete, adesso il pennello ha questa dimensione. Se io vado ad aumentare, aumenta la dimensione del pennello, appunto. Se vado a diminuire, la diminuisce. Ok? Chiaramente è un po' scomodo, no? Ogni volta dover spostarsi verso destra e sinistra. Quindi potete utilizzare, diciamo, la dimensione, cioè potete modificare la dimensione del pennello tenendo schiacciato il tasto sinistro del mouse e spostandovi a destra a sinistra. Vi faccio vedere, vedete, così aumenta e così diminuisce. Okay. Poi abbiamo lo slider sfumatura. Lo slider sfumatura praticamente determina la sfumatura che si dà alla correzione. E vi faccio vedere, in questo caso, zoom un pochino, così mettiamo un po' il pennello. Ok. Allora, se io aumento la sfumatura, vedete che ho praticamente una linea continua, sul, all'interno del pennello, e poi una linea tratteggiata in blu, la linea continua in nero. Lo spazio che c'è tra la linea continua in nero e la linea tratteggiata in blu è lo spazio che si dà alla sfumatura. Questo è utile quando non ho uno sfondo omogeneo come in questa foto, magari ho delle nuvole o degli sfondi appunto non omogenei, e quindi voglio andare a correggere. Se io non do un po' di sfumatura, si rischia di vedere la, diciamo, la correzione netta che viene data dal pennello, cioè la rimozione macchie. Più aumento la sfumatura, vedete, più il cerchio, più la distanza tra il cerchio con la linea continua e il cerchio con la linea tratteggiata in blu aumenta. In questo caso il cielo che abbiamo qui è omogeneo, quindi io la sfumatura non la utilizzo. L'opacità invece determina l'opacità della, appunto della correzione. Chiaramente, se mettete l'opacità a 1, cioè a fondo scala, praticamente corregge poco. Se lo mettete al 50% c'è una semitrasparenza, se lo mettete al 100% dà una correzione totale. Io qui vi consiglio di usarlo sempre l'opacità al 100%. In alcuni contesti si utilizza con un'opacità inferiore, ma sono contesti un po' più specifici che non trattiamo in questo corso. Allora, perché dobbiamo utilizzare lo strumento di rimozione macchia? Perché? Allora, se utilizzate una reflex sapete benissimo che quando togliete l'obiettivo entra purtroppo lo sporco sul sensore, c'è poco da fare. Anche se state attenti che mettete, diciamo, quando togliete l'obiettivo tenete la reflex verso il basso, cioè ovvero quello specchietto verso il basso, comunque sia siete soggetti a far entrare sporco. Questo sporco si deposita sul sensore oppure sullo specchio a volte, ma quando lo specchio poi si alza perché fa per scattare, si sposta e va comunque a finire sempre sul sensore. Questo sporco appunto determina queste macchioline che vediamo qui. Io le ho enfatizzate perché avevo appena pulito il sensore, quindi le ho aumentate. Il sensore non è così sporco. Poi ho creato delle piccole cose per farvi anche questo segno, non è che esisteva nella foto, l'ho creato per farvi vedere poi come funzionano le diverse tipologie dello strumento. Queste macchie possono essere dovute o al sensore sporco o anche sull'obiettivo. Quindi quando sviluppate una foto dovete tenere presente anche che, oltre a, diciamo, tirare fuori il meglio col pannello base e quindi, diciamo, a regolare l'esposizione, il contrasto, le luci, le ombre, insomma tutte queste cose, dovete anche sistemare la foto pulendo, diciamo, la sporcizia, tra virgolette, che è sul sensore o dei riflessi anomali che si possono creare. E questo appunto lo facciamo con la rimozione macchie. Allora, adesso vediamo un attimino come agisce questo strumento.
Allora, innanzitutto il consiglio che vi do è quello di mettere la dimensione del pennello poco più grande della macchia da rimuovere. In questo caso analizziamo questa macchia, io lo riduco perché è veramente troppo grande. Perché altrimenti può capitare che si veda la correzione che è stata fatta. Però se io clicco sulla macchia, automaticamente, vedete, me la corregge. Come fa? Allora, lui mi crea questi due cerchi. Uno è un cerchio rosso, che è la zona che io voglio correggere. E il cerchio verde, che è, seleziona una zona del cielo che è simile, in automatico, lo fa, e che, dove andrà praticamente a copiare il contenuto. In questo caso, vedete, me l'ha copiato e mi ha corretto la macchia. Se io tolgo della macchia, per esempio, se vado a cliccare, ecco qua che la corregge. Ovviamente può capitare, perché diciamo che non sempre corregge in maniera ideale, perché spesso ha dei blackout che non sono chiari, no? Cioè, adesso sto scherzando, però effettivamente a volte fa delle correzioni un po' ridicole, no? E può capitarvi magari di trovare una situazione come questa, no? Adesso faccio vedere una situazione analoga a questa, cioè nel senso che schiacciate per correggere, lui cosa fa? Vi prende questa parte. Dice, ma che cacchio hai fatto? Quindi dovete avere un po' di pazienza e dire voi al software come comportarsi. E vi ho appena fatto vedere in pratica, no? Se io vado nel centro del cerchio verde, vedete, se io vado qui nel centro, mi compare questa freccia, questa grande freccia con altre quattro frecce incrociate, e questo mi permette di spostare, diciamo, la correzione, sostanzialmente, cioè la parte che io voglio che compaia nel punto che devo correggere. Quindi vado qua, mi sposto e automaticamente mi dà la parte corretta, nel caso il software sbagliasse, e vi garantisco che capita abbastanza frequentemente che sbagli. Potete anche, allora, se vi mettete al centro, come vi ho fatto vedere, potete spostare l'icona. Se vi spostate sul cerchio, qui naturalmente, quindi al centro mi dà lo spostamento. Se mi sposto, diciamo, vado sulla parte esterna del cerchio, mi dà queste due frecce. Queste due frecce cosa sono? Praticamente mi permettono, tenendo schiacciato il tasto sinistro del mouse, mi spostando verso destra e sinistra, vedete, mi fa aumentare o diminuire lo spazio di correzione. Magari mi sono accorto che era troppo piccolo e vedo che c'è fuori qualcosa, no? E quindi cerco di aumentarlo in questo modo. Allora, ritorniamo prima e procediamo nella correzione delle varie macchie. Vedete, io clicco e automaticamente mi corregge. Potete anche, come in questo caso, se vi trovate con una macchia di questo genere, potete anche tenere schiacciato, sempre col sinistro del mouse, e tratteggiare non un punto come abbiamo fatto precedentemente, ma questa linea. Lui in automatico seleziona lo stesso spazio che abbiamo, diciamo, che gli abbiamo dato. Qua a me non piace perché mi ha preso una parte della nuvola, in questo caso ha sbagliato perché mi ha preso questa parte della nuvola e me la riporta qua, non so se si vede a monitor, però cerco di zoomare un po' di più, forse così si vede. Quindi a me non piace, appunto. Allora, quindi vado qua, strumento per spostarlo, e lo metto qua. Ed ecco che scompare la nuvola che mi aveva selezionato. Posso continuare così e correggere altri punti. Diciamo che questo viene fatto per correggere appunto la sporcizia che può essere sul sensore o sull'obiettivo, però vi capita su delle grosse immagini che magari non vi accorgete di alcuni punti. Per dire, ad esempio, qui a monitor, non so se sul video riuscirete a vedere, però se io vado a zoomare tanto, mi era sfuggito questo, ma c'è un alone qua. Questo è ben visibile, ma questo no. Allora, come faccio a sapere se ho corretto tutti i punti? Ci viene in aiuto questo piccolo flag, qua a destra. Faccio vedere, visualizza imperfezioni. Se io lo vado a flaggare, mi crea una maschera dove mi rende visibili tutte le imperfezioni che prima mi erano sfuggite. Quindi, questa maschera viene regolata con questo slider, eccolo qua,
Vi consiglio di non andare mai a fondo scala perché può generare delle macchie che effettivamente non esistono, vedete? Però diciamo poco più della metà, un tre quarti. E qui vedo altre macchie che magari mi erano sfuggite precedentemente e posso correggere senza dover togliere il flag della maschera in questo modo. Lascio il flag e vado a correggere cliccando. Clicco. Clicco qui, clicco qui, clicco qui, correggo questa. Vedete, tutte queste macchie prima non si erano viste, non si vedevano assolutamente, erano sfuggite. E così procedo nel pulire totalmente la fotografia. Tra l'altro vi consiglio di farlo sempre perché è fondamentale quando sviluppate una foto, perché diciamo che determina la riuscita di uno sviluppo. Sembra esagerato, ma credetemi, è così, perché spesso magari avete fatto uno sviluppo stratosferico bellissimo e poi magari vi trovate con le macchie che vi erano sfuggite. Ecco fatto, io nel frattempo ho corretto tutte le macchie presenti, posso togliere quindi il flag e ho il cielo completamente pulito. L'unica cosa che magari vi state chiedendo, vabbè, ma questi puntini come faccio a vedere? Danno fastidio, non riesco a vedere una visione intera. Ok, questo si fa in un attimo. Basta andare qua. C'è questa icona flaggata che mostra sovrapposizione, che vi consiglio di lasciarla flaggata quando correggete, ma poi quando avete finito per vedere, toglietela. Così valutate se ci sono stati fatti, se il software ha fatto pasticci o meno. Quindi togliete il flag. Ecco fatto. E controllate, magari zoomando un pochino, vedete se ci sono delle altre imperfezioni. Ritornate una seconda volta a visualizza imperfezioni, perché non si sa mai, un secondo controllo io lo faccio sempre perché secondo me è meglio. E come potete vedere non ci sono altre imperfezioni. Lo togliete ed ecco fatto. Questo è, diciamo, il modo corretto di rimuovere le imperfezioni e di procedere nello sviluppo. Vi stavo scordando di dirvi come eliminare eventuali errori che potete fare cliccando col mouse. Magari avete selezionato un punto che non volevate correggere, per sbaglio avete schiacciato col mouse, cliccato e vi trovate l'errore. Come fare a eliminarlo? Allora, abbiamo due sistemi che vi faccio vedere subito. Allora, innanzitutto aumentiamo le dimensioni del pennello, così può bastare, perfetto, e creo degli errori. Allora, ne creiamo uno qua. Spostiamo questo qua in alto così e ne creiamo un altro qua. Vedete che poi, tra l'altro, come vi dicevo precedentemente nel video, automaticamente da solo fa degli errori esagerati, no? Avete visto cosa ha selezionato? In questo caso ha selezionato questo punto, secondo lui questo è corretto. Allora, ecco fatto, qui ho i miei due errori. Per eliminarli posso utilizzare questi due sistemi. Allora, innanzitutto evidenzio il punto che voglio eliminare, lo clicco con il mouse, ad esempio questo, lo clicco e automaticamente lui mi fa vedere il punto rosso che ho corretto e la parte verde dove ha clonato. Allora, per eliminarlo cosa faccio una volta che l'ho evidenziato? Basta che schiaccio il tasto Canc sulla tastiera, in questo modo, e me lo elimina in un attimo. Il secondo modo è questo che vi sto per far vedere. Allora, clicco sempre sul punto. Okay, evidenzio sempre il punto, diciamo, d'errore cliccando con il mouse e quando clicco, come avete visto, compare il cerchio rosso e il cerchio verde. E per eliminarlo posso fare così. Allora vado sopra con il mouse senza schiacciare, una volta che l'ho evidenziato chiaramente, e schiaccio il tasto Alt sulla tastiera. Quando lo schiaccio, vedete come cambia lo strumento da spostamento a forbice? Provo a zoomare un pochino. Ok, guardate. Mouse, questo è lo strumento spostamento. Schiaccio Alt e diventa forbice. Tengo schiacciato Alt e clicco. E automaticamente elimina il punto errato. Anche per oggi è tutto. Grazie di aver seguito il video. Vi chiedo gentilmente di mettere mi piace sul video e di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sull'uscita dei prossimi episodi. Ciao a tutti!